azione. Ah, mi sa che non è in video. Video non è in video. Ciao ragazze, rieccomi tornata con un nuovo Get Ready With Me. Mi preparo con voi un po' diverso dal solito, perché di solito i miei video di questo tipo sono musicali, hanno tutto un mood particolare, non sono parlati, però questa volta volevo un po' aggiornarvi delle mie ultime novità, fare due chiacchiere e nel frattempo truccarmi insieme a voi, come se voi foste qui con me. Io guardo questo genere di video anche alle youtuber americane e mi piace molto. Certo, in italiano è meglio perché almeno capisco 100%, a volte invece in inglese mi sfugge qualcosa. Okay. Partiamo subito. Allora, in questo video vi mostrerò alcuni prodotti nuovi che sto testando per la prima volta, così impareremo anche qualche novità che c'è sul mercato. Alcuni prodotti mi sono stati inviati, altri sono stati acquistati da me. Se vi interessa sapere quali di quelli che mostrerò mi sono stati inviati, vi scriverò tutto qui sotto nel box informazioni, così è tutto molto chiaro e non ci sono problemi. Da ieri sera ho iniziato una nuova skincare di Clarence. Prima avevo provato la skincare di Caudalie, che è questa della Premier Cru. Utilizzerò la contorno occhi adesso, ma ho già applicato di Clarence questa crema qua. Guardate che colore meraviglioso di pack. Sia giorno che notte sono uguali nel packaging, quindi potreste confondervi. Ricordatevi di leggere jour o nuit. In questo caso la mia ovviamente è la jour, sono le 11 e l'ho applicata dopo aver lavato il viso semplicemente. È l'ideale per me in questo periodo di freddo intenso, perché la mia pelle è super secca, mi si spaccano anche tutte le labbra, quindi va bene. Ho applicato questa, ve la faccio vedere velocemente, sennò questo video durerà 30 minuti, cosa che non voglio assolutamente. E poi dopo applico insieme a voi la contorno occhi riformulata, che è della linea Premier Cru. Se voi date una pompata, diciamo così, piena, il prodotto sarà troppo, quindi io vi consiglio di pigiare per metà e la quantità sarà perfetta, e così il prodotto vi durerà anche di più. A questo punto voglio provare a darmi una base viso che vada un po' a camuffare le imperfezioni e le macchie, e sono indecisa tra queste due, che sono i nuovi primer di Clarence. Uno è per correggere le macchie e l'iperpigmentazione e l'altro è per correggere le imperfezioni in generale, quindi non so quale delle due utilizzare, vado a caso, vediamo un po'. Ah, c'è la pompetta, è la prima volta che le apro anche, vediamo un attimo. Questa è super arancione ed è quella per le macchie, infatti immaginavo. Però quando voi l'andate a stendere ha la consistenza di un vero e proprio primer, quindi si sente proprio un po', a parte la profumazione molto intensa e piacevole, si sente il silicone, primer siliconico, metà metà, è un po' siliconico, un po' crema. E proviamo questa di qua, questa è un po' più chiara. E questa è quella per... questa mi sembra più adatta a me e sembra che abbia anche un po' più di coprenza. Va bene, allora io provo questa qua contro le imperfezioni, che è la 02. La sto già macchiando tutta. Facciamo così. Proviamo un po'. Sono proprio contenta di provare queste cose insieme a voi. Come... beh... con le luci si vede meno, io sono piena di macchioline marroni, imperfezioni, cicatrici di vecchi brufoletti che avevo, e quindi ho sempre bisogno, sono già sporcata, ho sempre bisogno di una base viso, soprattutto d'inverno, ragazzi. A questo punto
Se vogliamo dare anche un pochettino di luminosità, possiamo darci il nostro siero di Darphin. Io consiglio di darlo prima del primer. Io ormai ho applicato il primer e non l'ho messo, però in questi giorni lo sto provando, è molto buono e all'interno ha tutte delle mini pagliuzze, ma proprio non si vedono per niente. Le dovete proprio cercare col binocolo, ecco, però ci sono. E questo è un siero illuminante, just to know, ho fatto anche un post Instagram. Ok, poi a questo punto io passerei al correttore. Allora, cosa faccio? Provo questo correttore qua, Perfect Match di L'Oreal, soprattutto in questa zona qui. E lo vado a stendere con la mia spugnetta asciutta questa volta. Questo è bello fluido, quindi insomma potrei anche bagnarla, però per me in questo caso la lascio così. Sono abbastanza soddisfatta. Scusate, ma mi ha dato alla gola il profumo. Io sono un po' ficosa, come si dice qui a Firenze, con i profumi, eh. Do un po' di correttore anche qua, perché ho sempre questa differenza di colore tra la fine della palpebra mobile e l'arcata sopraccigliare, che è proprio brutta da vedere, eh. Questo correttore è molto fluido, quindi non aspettatevi chissà quanta coprenza. Per andare un po' a pesantire la coprenza, vado a dare un po' di questo colore, questi due insieme, di questa palette Mastercamo di Maybelline. Allora, utilizzerò la puntina e vado a mixare i due colori, dove vedo che ancora non ci siamo col livello di coprenza. Continuo. Benissimo, io so che dovevo chiacchierarvi di me, ma io purtroppo sono un po' come gli uomini, riesco a fare una cosa alla volta, incredibile. Sono una di quelle poche donne che riesce a fare solo una cosa per volta. Ditemi se anche voi siete quel tipo di donna che riesce a fare solo una cosa per volta. Forse mi sto underestimating, forse non è vero, beh, vedremo. Per quanto riguarda lavorare e parlare, io forse devo fare un po' più di pratica, come alla prova del cuoco. Adesso vado a fermare con un po' di cipria, anche se effettivamente con questo freddo glaciale che c'è in questi giorni potrei anche evitare, però va bene. Ormai è finita, ragazze, quelle della Rimmel, e le cambia cipria, per favore, cioè ci fai piangere, è vero, ditemelo, scrivetemelo, fate quello che vuoi, infamatemi. Però mi piace tanto questa cipria. Ok, se vedete qualche capello bianco non vi traumatizzate, devo andare a farmi la ricrescita. E adesso a questo punto io andrei, dove andrei? Io dove andrei? Fare le sopracciglia. Utilizzerò la mia Anastasia Brow Wiz e intanto vi racconto un po'. In questo periodo siamo un po' sotto pressione per il lavoro, per tante cose, per il lavoro, per i problemi che ci sono in famiglia, per la gestione della Rebecca. Per le nuove iscritte, la Rebecca è il mio cane, ho un Golden Retriever di 2 anni e mezzo. Ora va molto meglio con la Rebecchina, eh? Però abbiamo avuto dei periodi davvero difficili, anche perché io non sapevo quando l'ho presa che il Golden Retriever è un cane che ha bisogno tantissimo del contatto fisico, cioè di stare vicino, di aiutare il padrone, no? E quando noi ci siamo fatti convincere da questa nostra conoscente che voleva dar via questo cucciolo, tra l'altro ve l'ho già raccontato nel mio video di presentazione della Becca, lei ci ha detto, no, ma è buonissima, è come la mia. Lei ha una Golden Retriever adulta, la sua mamma,
E a guardarla così ci sembrava calmissima. Vedrai che non ti darà nessun tipo di problema, è calma, non la senti. Invece no, cioè c'è un po', siamo rimasti un po' così straniti perché non ci aspettavamo, poi data la nostra situazione, la prima volta con un cane, non avevamo entrambi mai avuto cani, siamo rimasti un po' scioccati da questa new entry in famiglia. Però adesso va molto meglio. Lei è un amore, siamo felici di averla, ma dà tanto da fare perché lei proprio richiede attenzione, come se fosse proprio una bimba. E quindi abbiamo tante cose in ballo: la scuola delle bimbe, Ginevra in seconda media che ha una mole di lavoro incredibile e a volte torna a casa da scuola stanca, cotta, che proprio non ce la fa. Poi Patrizio col lavoro che è spesso in viaggio, la gestione anche dei rapporti con i dipendenti, con i parenti, insomma non è facile, è un periodo un po' difficile, un po' di pensieri anche per la salute di alcuni parenti e quindi niente, però si va avanti sempre con forza e con coraggio. C'era una mia amica che diceva forza e coraggio, ecco, questo è il termine perfetto, sembrare banale. Però è il termine giusto, ok, ho fatto un po' le sopracciglia. Poi casomai dopo le andrò a ritoccare se ce la faccio a parlare. Io sono così. Ombretti, vi faccio vedere la mia Huda Beauty. Io metterei uno di questi favolosi. Ah sì, vabbè, non avete visto niente. Metterò uno di questi favolosi ombretti. Se avete notato questo mi si è frantumato. Ok, utilizzo questo pennello qui di no, Real Techniques, aspetta, Sigma Beauty, scusate, e andrò a applicare il color Cashmere. I love you, Cashmere. Sono un po' polverosi, sono un po' polverosi quando li prelevate, ma a me non dà noia questo fatto. Se volete, c'è una recensione dettagliata di questa palette sul mio blog, elenati.com. E penate anche poco col polpastrello, fate in un attimo. Guardate, me lo do anche qua sotto così. Tac. Bellissimo colore, cashmere. L'avevo messo in una foto di Instagram e subito mi avete chiesto: Ele, qual è il tuo ombretto oggi? Adesso do un po' di mask, questo taupe intenso. Qui nella finta piega dell'occhio. Super facili da sfumare questi ombretti. Si può dare anche con il 217 di MAC, che è più piatto e potete controllare di più la sfumatura e non espanderla troppo. Dipende anche da quanto spazio avete qua, dalla conformazione del vostro occhio e della vostra arcata sopraccigliare. Per dare un tintinino in più di rosa solo al centro, questo Angelic, questo qua, il secondo, solo centrale, per dare un sentore di rosa in più. Adesso vado a pulirmi qua sotto la mia blender. Non vado a esagerare, non vado a mettere strati su strati di ombretti, anche perché dopo un po' è come se l'occhio si incartapecorisse, soprattutto, passatemi questi termini che io vado un po' a enfatizzare. Quindi non mi piace dare tanti strati di ombretti, è bene dare magari uno, due strati al massimo, leggeri, fare un build up, così si ha questo effetto molto naturale e non troppo incartapecorito, ragazze, io uso questo termine. Bene, a questo punto io do questa infallibile stilo eyeliner 24 ore di L'Oréal. Questa dovrebbe essere in collezione permanente, ottima. Una matita ovviamente vi accorgete subito se durerà a lungo, perché se fate fatica a stenderla di solito, a parte alcune matite di MAC che sembrano super burrose e poi dopo si appiccicano all'occhio, non si muovono più, se fate più fatica del normale a stenderla vuol dire che con la stessa fatica verrà via. Vado un pochettino a tirarla questa matitina.
Dopo io dove vado? Tutta truccata? Niente, vado a fare la spesa, vado a fare le mie cose. Ok, adesso a questo punto, piegaciglia. Poi quando abbiamo fatto la nostra bozza di trucco, tutti gli aggiustamenti li possiamo fare dopo. Sto dando una mascara waterproof, semplicemente perché in questo periodo mi si spiaccicano tutti i mascara che metto, mi si sciolgono, non so perché, e mi si ribaltano sullo zigomo. Oh yes, baby. Sono fuori. Va bene, a questo punto io cosa voglio fare? Voglio, a parte che ho preso anche per voi questa palettina, ecco, sparito tutto, caduto l'applicatore, come sempre, questa palettina nuova di Clarence, che è uscita ora, con questi colori super belli, che sono un po' simili all'ombretto qui di Huda che ho messo. Perché non mettiamo questo qua più chiaro all'interno dell'angolo con questo pennellino qua, piccola penna? Prendo il primo, super illuminante, che ha appunto questo sottotono sempre un po' violino ed è perfetto per l'angolino interno. Ti avevo ignorato, scusa angolino. Avevo un po' lasciato perdere così, come se non esistesse. Invece esiste l'angolino, poverino, diamogli la sua importanza. Anche perché l'effetto sarà di occhio più aperto, più bello, più super sexy. A questo punto vado a dare un po' di bronzer, scaldare con un po' di blush e poi faccio tutti gli altri aggiustamenti se qualcosa non mi torna. Solito bronzer, Estée Lauder Bronze Goddess, consigliatomi dal mio amatissimo makeup artist Estée Lauder, Luigi Tomio, che spero di salutare questo marzo se ce la faccio. Ecco, questo è un po' arancione per questo ombretto qua, ma noi me ne frego altamente e magari vado a compensare con un po' di blush sopra. Vado a scaldare anche il collo, che è sempre bianco latte. Poi vado a scaldare anche qua, ovviamente. Yeah. At this point. A questo punto vado a applicare questo blushettino qua, che voi direte, ma è chiaro? Però è bello. Sempre di Estée Lauder, dov'è il, ecco, pennellino tutto macchiato di mascara, perché ho fatto su un macello l'altro giorno, vado a prenderlo, non è per niente polveroso, quindi non c'è neanche da, lo do proprio sulle guanciotte e un po' sfumo per togliere un po' quell'arancione del bronzer. Che bello che è. Posso fare sempre con lo stesso pennello un pochettino di illuminante, questo illuminante è favoloso, anche questo per niente polveroso, per niente glitteroso, leggero, senza bisogno di esagerare. Ok, a questo punto labbra. Siccome oggi devo andare a scuola delle bimbe, non voglio andare a scuola come se fossi un fenomeno da baraccone, ecco, e allora proverò questo, cioè ero indecisa tra questa tinta labbra qua di Estée Lauder che è uscita adesso, non so se questa è ancora un'anteprima, tra l'altro fatemi sapere, la mia è la 101 e sono i nuovi Pure Liquid, Pure Color Envy Liquid Matte. Sono ottimi, ragazze, io l'ho provato per ormai un mese che lo provo. Senza matite, ragazze, cioè, è una cosa incredibile. Ciao, riteniamoci un attimo, va. Tra l'altro adesso vado a preparare il pranzo che arriva a Patri e gli faccio la pasta integrale ai broccoli, che è uno dei suoi pranzi preferiti. Qua, dove vedo che ci sono ancora delle macchioline, do questo fondo solido. È un fondo compatto.
faccio questi pastrugni qua, ragazze? Pastrugni nel senso che secondo me nel make-up sì, ci sono le regole, ma fino a un certo punto, una volta che hai imparato un po' il meccanismo e la consistenza dei vari prodotti che ti applichi, puoi fare quello che vuoi, quindi state serene, state manze. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo look vi piaccia. Adesso dovrei fissare con del gel un po' le sopracciglia. Me le vado a risistemare, ma io vi saluto perché vi ho intrattenuto già troppo e vi lascio alle vostre amenità, che vuol dire una cosa allegra. Io pensavo invece volesse dire una cosa triste. Vabbè, bacio, prossimo video, ciao. Questo è il make up che è venuto fuori dal look che ho registrato. Mi raccomando, non perdetelo. Non sarà online domani perché domani ci sarà un altro video, il video degli empties, cioè dei prodotti finiti, ma nei prossimi giorni, quindi stay tuned.